Ciao a tutti, eccoci a colazione. Questa mattina c'è la mia crostata al cacao, Nutella e ricotta e poi ho anche un cupcake red velvet che ho fatto io. Le ricette di questi dolcetti le trovate sul canale, ma anche sul blog. E qui c'è il tè, il solito tè. Finché non lo finisco ve lo ripropongo perché me lo prendo ogni mattina, il tè che sta di biscotti e qua c'è c'è lo yogurt, simile yogurt greco, light and free, ai mirtilli. E forse questo è uno dei gusti che io preferisco di questo tè. Questa è il cupcake, vi faccio vedere la pasta della red velvet che è molto morbida e anche cioccolatosa. Quindi se vi va provate a fare questa red velvet, la cui ricetta la troverete qua sul canale. Poi prendo anche un'arancia come frutta. E qua ho finito la mia fetta di crostata e poi c'è il porridge, stavolta è un porridge senza niente, non ci metto semini in mezzo. Eccoci all'ora di pranzo, allora ho fatto una pasta saltata in padella, è una pasta integrale, e l'ho saltata in mezzo a un sughino che ho realizzato con cipolla, con zucchine, e poi ho messo i gamberetti e alla fine ho messo anche dei peperoni tagliati a listarelle. Nel pomeriggio sto mangiando due biscottini, questi qua crepe dentelle che sono molto croccanti e leggeri, anche se sono al burro. E poi bevo qui la mia acqua di kefir al lime e ibisco. E quindi vabbè, questa è una sorta di merendina. Ecco, già cena ho preparato un hamburger di pollo che faccio al forno. È un hamburger cioè in mezzo alla carne ci sono anche delle verdure tritate. E poi ho fatto dei broccoli lessi e c'è come al solito l'insalatina mista. C'è anche un po' di purè, ho fatto un purè. Ecco qua, questa è la mia cena. Eccoci a colazione, questa mattina nel piatto ho l'arancia, la banana, poi ci sono un po' di mandorle, un po' di frutta secca e questa ciambellina che ho fatto io, una specie di donuts, però si fa al forno, la ricetta è sul blog, la ricetta dei mini donuts. Poi qui ho il solito tè, stavolta prendo questo qua di Clipper, un green tea, un tè verde. E qua c'è il porridge, stamattina ho messo la polvere di mirtilli e anche i semini vari, insomma questi qua che fanno crunch. Per pranzo c'è una pietanza ricorrente, ovvero il pesce, la spigola che io faccio al forno con un po' di pesto sopra e di pangrattato. E poi ci sono anche degli asparagi, che lessi, che comunque ho già mangiato. E poi ci sono i soliti pomodorini che faccio al forno insieme al pesce, l'insalatina di patate e panna acida e poi l'insalata iceberg. Per cena ho fatto una coscia di pollo che è stata cotta al forno con una salsina di cipolle e di funghi. E poi ci sono le patatine fritte che però non sono fritte, ma le ho fatte al forno. E poi c'è l'insalata iceberg. E questo è il pollo, vedete, si rosola bene e poi con la salsina rimane super morbido, a me piace quando la carne rimane così, insomma, certe volte la carne di pollo al forno diventa stoppacciosa, invece così no. Ecco
Eccoci a colazione, ci sono quattro fragolotte nel mio piatto, sono profumatissime e molto dolci. Questo qua è il porridge, stamattina ci ho messo dei mirtilli freschi oltre ai semini soliti. Qui c'è il tè e quindi questa è la colazione di questa mattina. E per pranzo ho preparato un bel piatto di gnocchi, questi sono gnocchi verdi, quelli aromatizzati con gli spinaci, conditi con un bel ragù. Gli gnocchi mi piacciono moltissimo, gli gnocchi verdi, soprattutto quelli che rimangono così belli duri, però non li mangio spesso perché purtroppo mi gonfiano, quindi sebbene mi piacciono tantissimo, insomma devo darmi una regolata e li posso mangiare una volta ogni tanto. Per cena ho preparato un petto di pollo che ho fatto in padella con un po' di bacon e degli asparagi. Quindi ho fatto una specie di pacchettino intorno al petto di pollo e dentro il petto di pollo c'è del formaggio. Quindi si fa una sacca con dentro un po' di formaggio, poi si arrotola tutto nel bacon e si passa in padella. E poi c'è uno sformatino di patate e cipolle e poi c'è un mix di verdurine. Ho fatto questi fagiolini, mais e broccoli e piselli lessi tutti insieme. E con questa cena si è concluso il video dei 3 giorni. Io spero che questi 3 giorni mangerecci vi siano piaciuti. Se è così, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, commentate e niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video.